Adesso al mister chiediamo quali sono i giocatori da seguire della sua squadra quest'anno, quali hanno dimostrato, oppure quali sono le giovani scoperte di quest'anno. Ma da seguire tutti, nel senso che molti ragazzi ritornano, qualcuno inizia a giocare in prima categoria, qualcuno non l'ha mai fatta e quindi è chiaro che siamo un po' una scoperta. Giocatori da seguire ce ne sono tanti, adesso non voglio fare dei nomi se non quelli dei ragazzi giovani che andiamo a scoprire. Adesso abbiamo preso, riprende dopo un infortunio, Angelo Trullo, un ragazzo molto interessante, un ragazzo tra l'altro locale che è molto molto bravo, ovviamente ha bisogno dei suoi tempi per poter crescere, ma credo che possa ambire a fare un buon campionato se mette la testa giusta e se ha la voglia giusta, perché talvolta i giovani si perdono in queste cose. Poi abbiamo questi due ragazzi di Bonarcado che speriamo di poter tesserare, perché ancora siamo in fase di tesseramento perché c'è stato qualche problema burocratico, e anche loro credo che possano essere dei giovani molto molto interessanti. E poi ovviamente abbiamo tutti i ragazzi del posto, qualcuno che c'era l'anno scorso, qualcuno che abbiamo preso quest'anno, sempre molto giovane, però poi nel complesso speriamo di poter far bene tutti insieme, dai grandi ai giovani, fare un complesso unico che possa dare soddisfazione a questo paese. L'ultima domanda, poi lasciamo andare. Volevamo sapere quali sono le squadre che potrebbero dire la loro in questo campionato, potrebbero essere le più pericolose, oppure le mine vaganti di questo girone? Ma ovviamente adesso è un campionato che ho perso un po' di vista, è chiaro che a Basanta, credo che la Basanta, la Santa Giusta, per quello ovviamente che si sente dire, anche il Samudeo, credo che abbia stata una squadra lì di prim'ordine. Poi questi campionati sono anche talvolta un po' strani, per cui ci si ritrova, ci sono delle scoperte delle squadre che magari non gli danno nessun tipo di referenza, poi si ritrovano lì e fanno degli ultimi campionati. Credo che sia un campionato però molto molto equilibrato, con bravissimi allenatori e buonissimi giocatori. Credo che può essere un campionato bello, competitivo e anche bello da seguire, perché ha voglia di vederci all'opera. Grazie mille mister, in bocca al lupo per il campionato. Grazie a voi.